Via libera alla nuova Pescara, approvata la legge istitutiva con i voti della maggioranza. Il presidente del Consiglio sospiri, una città ancora più grande. Sviluppo, l'Abruzzo riparte dal sud, alla presenza del governatore Marsilio Vasto inaugura il primo cantiere ZES, previste in tutto 6 opere strutturali per le zone economiche speciali. Contrasto alla povertà in Val Vibrata, da Caritas, On the Road e Consorzio Solidarietà Prutina stanziati 150.000 euro per i bisognosi. La rete prevede servizi mensa, accoglienza notturna e aiuti sanitari. Pescara con Zeman torna l'entusiasmo, sabato esordio con lo Juve Stabia all'Adriatico, Teramo pronto al salto in eccellenza, è iniziato già il conto alla rovescia. Cordiale saluto, ben trovati, nuova edizione del TG Abruzzo. Apriamo subito con la pagina politica e andiamo a Pescara, dove pochi minuti fa con i voti della maggioranza è passata in Consiglio regionale la legge istitutiva della nuova Pescara. Allora andiamoci a collegare con la nostra Sara Del Vecchio. Sara, a te. Sì, siamo nella sala del Consiglio Comunale di Pescara, dove si è tenuto però il Consiglio regionale, si è appena votata la modifica alla legge regionale del 24 agosto 2018 per l'istituzione della nuova Pescara. Una nuova Pescara che appunto su proposta del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri slitta, possiamo dire così, al 2027. Con i voti della maggioranza è stata appunto approvata questa proposta di legge, ma anche con il voto favorevole della consigliera Sara Marcozzi, mentre il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle hanno votato contro. Ma adesso sentiamo le dichiarazioni del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. C'è Pescara nuova, è più che la nuova Pescara, ovvero una nuova città che si fonda grazie alla buona volontà di Pescara, di Montesilvano e di Spoltore. Credo che l'elemento identitario di Montesilvano e Spoltore resterà nelle municipalità che saranno create dall'Assemblea Costitutiva. Avremo un nuovo statuto, partiremo subito con la fusione di alcune materie fondamentali per i cittadini, o se questo obiettivo non sarà accolto, ma io escludo che le amministrazioni falliranno questo obiettivo, si partirà subito con questa nuova città, quasi 100 anni dalla sua fondazione, che diventa ancora più grande. Ora ci sono condizioni e modalità perché questo avvenga nel 2027? Diciamo che ora le condizioni sono più chiare, le modalità sono più pressanti e ci sono anche le penalità, ci sono anche i finanziamenti, ovviamente questo non per merito mio, ho anche dichiarato che c'è stata un'attività parlamentare nota dell'onorevole D'Alfonso, dell'onorevole Pagano, del senatore Bagnai, nei ruoli inversi della precedente legislatura. Però mi pare che oggi ci sia soprattutto la consapevolezza dei 3 sindaci ed in particolare del sindaco di Montesilvano e del sindaco di Spoltore, Ottavio De Martins e Chiara Trulli, che ringrazio, che si va verso la realizzazione di questo grande sogno, e conviene essere i protagonisti e passare alla storia per aver fondato una città piuttosto che subire il commissariamento da parte della regione. L'invio è stato necessario per il Covid e per le ritrosie di Spoltore e Montesilvano? L'invio è stato necessario perché è la prima volta nella storia della Repubblica Italiana che si fa una fusione di questa entità, e come tutti i processi così grandi e importanti ci vuole il tempo necessario per fare le cose per bene. Tempi molto. E ringraziamo la nostra Sara Del Vecchio. Da Pescara ci spostiamo a Vasto, dove è stato inaugurato, alla presenza del governatore Marsilio, il primo importante cantiere delle 6 opere previste per le zone economiche speciali. Si tratta di una rotatoria tra la strada statale e la provinciale nella zona industriale della città del Vasto. Vediamo. Potenziare un territorio, in particolare quello del Vastese nel Chietino, grazie alla realizzazione di opere strategiche. A ribadirlo è il presidente della regione Marco Marsilio in occasione dell'apertura del primo cantiere in capo alle zone economiche speciali. In particolare si tratta di una rotatoria tra la strada statale e la provinciale proprio all'imbocco dell'area industriale di Vasto, un'opera che servirà a velocizzare il traffico di veicoli e mezzi commerciali in un'area fortemente strategica.
importo complessivo dell'intervento, il cui soggetto attuatore è proprio la ZES, la somma di 1.200.000 euro. Il grande valore di quest'opera è appunto questo, si tratta dalla prima di una lunga serie di interventi molto più complessi della realizzazione di una semplice rotatoria che serviranno a potenziare il porto di Vasto, a collegarlo con la rete ferroviaria oltre che con quella stradale e autostradale, come anche questa rotatoria aiuta a semplificare l'accesso, la viabilità e la sicurezza dei transiti verso l'area portuale e verso l'area della stazione ferroviaria a servizio del porto. È una stagione nuova perché abbiamo vissuto stagioni in cui i porti si insabbiavano, le navi che vi entravano erano sempre meno e sempre più piccole, venivano abbandonati le infrastrutture di servizio, qui ci sono binari arrugginiti che non si usano ormai da decenni e questo impoverimento poi si riflette anche sulle aziende, sono più i capannoni vuoti che quelli attivi. Ora è cambiato il clima, ci abbiamo lavorato anni, abbiamo messo in piedi attraverso la ZES un sistema di incentivi per il rilancio dell'economia che sta funzionando, è già arrivato un grande gruppo industriale, l'Arvedi, che ha ripreso la vecchia fabbrica siderurgica, le acciaierie, che ricomincerà a produrre entro l'estate, sembrava un sogno poter vedere un'attività di industria pesante reinsediarsi qui a Vasto, qui c'è la paura di perdere le industrie che ci sono e oggi invece segniamo un'industria nuova che arriva sul territorio. Grazie ad un finanziamento di 150.000 euro alla sinergia tra Caritas on the Road e Consorzio Solidarietà a Prutina verrà attivata una rete di aiuti per i più bisognosi. Siamo nella Val Vibrata con Alessandro De Palo. Si chiama PRINCE, il progetto di contrasto alla povertà promosso dall'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata. L'iniziativa di politica sociale guarda alla realizzazione di interventi a favore delle persone in condizione di precarietà estrema e marginalità. L'ente sovraccomunale ha ottenuto per questo fine un finanziamento di 150.000 euro con l'obiettivo di rafforzare la rete dei servizi locali rivolti alle persone in situazione di grave deprivazione materiale, senza dimora o in condizioni di marginalità. Il centro servizi centralizzato, gestito dalla cooperativa On the Road, e i centri di ascolto itineranti delle Caritas parrocchiali sul territorio della Val Vibrata, gestiti dal Consorzio Solidarietà Prutina, offriranno attività di presidio sociale, sanitario e accompagnamenti volti a facilitare l'accesso all'intera rete dei servizi sociosanitari, l'orientamento e la presa in carico dei bisognosi. Al tempo stesso, le cooperative offriranno servizi di mensa, distribuzione di beni essenziali, servizi per l'igiene personale, una seppur limitata accoglienza notturna, screening e prima assistenza sanitaria, nonché mediazione culturale, orientamento lavorativo, consulenza amministrativa e legale. Il centro servizi è già attivo a Martinsicuro, ad Alba Adriatica, Sant'Omero, Nereto, Civitella del Tronto presso le Caritas. Il progetto rappresenta un primo step, considerando l'esiguità delle risorse finanziate, a cui però va detto, si aggiungono quelle delle realtà associative caritatevoli e di assistenza che partecipano all'iniziativa di solidarietà. L'Unione di Comuni guarda infatti ad ampliare il progetto, favorendo ad esempio la nascita di una mensa permanente da dislocare lungo uno dei comuni costieri. I dati in mano all'Unione confermano infatti l'aumento della povertà dovuta alla crisi pandemica prima e a quella più recente legata alla guerra, al caro bollette, all'inflazione e alla carenza o perdita di posti di lavoro. Ed ora siamo a Teramo, all'università, per raccontarvi della carica delle 1.000 aspiranti matricole in occasione dell'Open Day. Chiara Bonatti. Una moltitudine di studenti che questa mattina hanno riempito i corridoi dell'Università di Teramo per l'Open Day, non solo ragazzi ma anche genitori che hanno voluto scoprire le tante attività offerte dall'Unite. Oltre agli incontri con i professori delle diverse facoltà, anche la possibilità di scoprire attività e servizi che è possibile svolgere all'interno dell'Università, dalla biblioteca al visore di realtà virtuale.
Un'offerta formativa che ogni giorno cresce, inserendosi non solo nelle realtà del territorio, ma anche in quelle internazionali. Una giornata molto bella, nel senso che abbiamo più di 1000 persone che hanno dimostrato un interesse a venire oggi qui al nostro Open Day, e ci fa piacere vedere che ci sono anche tanti genitori, come diceva, che sono interessati alla nostra offerta formativa, che cresce di anno in anno, e quindi i ragazzi hanno la possibilità di venire a conoscere nelle diverse aule tutte le offerte formative dei 5 dipartimenti, ma in più hanno la possibilità di fare tante attività, a partire anche dalle esperienze in realtà virtuale o scoprire qualcosa di più su quelli che sono ormai i testi d'accesso utilizzati dalla nostra università per potersi iscrivere. Tanta curiosità qui all'Open Day dell'Università di Teramo e tanti anche i corsi di studi che ogni anno si ampliano. Assolutamente sì, è bellissimo, più di 1000 adesioni per un'offerta formativa unica a livello regionale, oserei dire anche a livello, in alcuni casi a livello nazionale e macro regionale. Ogni anno c'è una novità, quindi spero che sempre di più l'Università di Teramo raccolga l'interesse da parte dei nostri giovani. E volevo anche lanciare un appello a tutti gli studenti e le studentesse, perché l'invito è quello di guardare anche nella loro città, nella loro regione, perché spesso l'eccellenza è in questi luoghi. E l'altro appello è che chi rimane nel proprio territorio per studiare spesso rimane anche per lavorare. Quindi restiamo in Abruzzo, restiamo nel centro-sud, sia per lavorare che per studiare. In occasione della settimana alimentare, fino al 5 marzo, bruschette al posto delle merendine nelle scuole abruzzesi. Sentiamo Chiara Bonatti. In occasione della settimana dell'educazione alimentare, che dura fino al 5 marzo, torna nelle scuole il progetto Bruschetta versus Merendina, promosso dall'associazione Pandolea, che da quest'anno viene promosso in ben 11 paesi del Mediterraneo. 5 le regioni coinvolte, tra cui l'Abruzzo, con la scuola elementare San Giorgio a Teramo, l'istituto complessivo di Notaresco e l'istituto complessivo di Roseto. Un modo per far scoprire ai giovanissimi un'eccellenza del territorio, ovvero l'olio extravergine d'oliva, ma anche quella di sensibilizzare a un'alimentazione sana piuttosto che legata ai prodotti confezionati. Un progetto che ha un respiro internazionale e per questo diciamo ben accolto anche nel locale, dove la cultura dell'olio è ben conosciuta. Ci è piaciuta questa attività progettuale in quanto ben si interseca con le nostre attività e azioni quotidiane curriculari. Infatti anche la settimana scorsa noi abbiamo proposto un seminario, questa volta rivolto agli alunni della scuola media, sull'alimentazione e sulla buona alimentazione proprio come cultura, e quindi questa attività viene rivolta ora ai bambini della classe quarta della scuola primaria San Giorgio, che riceveranno notizie sotto forma ludica e potranno apprezzare appunto la bontà dell'olio d'oliva non solo come alimento ma come cultura proprio nostra, del nostro territorio. Ha spiegato anche l'importanza che date voi all'alimentazione anche nelle altre scuole, soprattutto in questo periodo, in questo tempo, quanto è importante cercare di capire la sana alimentazione. Abbiamo un'attenzione particolare nelle nostre scuole per l'alimentazione, che nasce un po' dal nostro curriculum. Le nostre scuole hanno classi a tempo pieno e a San Giorgio classi con settimana corta e rientri. E queste classi usufruiscono della mensa comunale e quindi di un'alimentazione, di una dieta costruita ad hoc per i bambini di quell'età da specialisti. E quindi diciamo che noi la cultura dell'alimentazione, la cura, la viviamo anche giorno per giorno e in pratica.
Ed ora siamo a Sant'Omero, dove è stato pubblicato il bando per la gara sulla nuova pubblica illuminazione, il progetto dal valore di oltre 3 milioni a basso impatto energetico. Oltre 3 milioni di euro per luci green e piazze riqualificate. Sant'Omero si prepara ad una piccola grande rivoluzione urbana che prevede una nuova gestione della pubblica illuminazione a basso impatto energetico. Il bando di gara è stato pubblicato per scegliere il soggetto a cui sarà affidato il progetto. Questo permetterà un efficientamento energetico considerevole e una riqualificazione completa di tutti gli impianti di pubblica illuminazione del territorio di Sant'Omero, passando alla tecnologia LED con una consistente riduzione anche di quello che è il canone che il comune corrisponderà per la gestione dell'illuminazione pubblica. La concessione della durata di 15 anni prevede un investimento di 3,2 milioni di euro, di cui 800 mila da destinare a lavori di ammodernamento ed efficientamento degli impianti esistenti. La Giunta, inoltre, ha deliberato di riqualificare le tre piazze principali di Sant'Omero, Garrufo e Poggio Morello e i centri storici cittadini. Il tutto mediante un piano illuminotecnico. Inoltre, saranno realizzati attraversamenti pedonali luminosi in alcune vie cittadine che presentano particolari criticità. Un impegno importante che permetterà a questo di portare Sant'Omero al passo con i tempi e soprattutto che darà a tutti i cittadini una migliore riduzione anche dell'inquinamento luminoso determinato dai vecchi sistemi di illuminazione. Presentate le iniziative relative ai 50 anni dei premi Flaiano. La presidente Carla Tiboni però lancia una provocazione alla luce della poca attenzione da parte dell'amministrazione comunale. Ascoltiamo Sara Del Vecchio. I premi internazionali Flaiano compiono 50 anni, ricco il calendario degli eventi che da marzo al 2 luglio, giorno dedicato alla cerimonia per i riconoscimenti di cinema, teatro, televisione e giornalismo, animeranno la città con incontri, presentazioni di libri, dibattiti e concerti. Volevamo che fosse un momento dedicato esclusivamente ai premi Flaiano. E premi Flaiano che, come ha detto lei, giungono alla 50ª edizione, non sarà soltanto una edizione celebrativa, ma sarà un'edizione ovviamente anche di grandi nomi, di premiati. E, è un traguardo per noi la 50ª edizione, sono 50 anni di lavoro durissimo. Con il quale si è raggiunta una qualità, un livello elevatissimo che dobbiamo assolutamente continuare a garantire e sostenere. La presidente Carla Tiboni però accende i riflettori sulla mancanza di attenzione da parte di Comune e Regione nei confronti dei premi che hanno bisogno di scoprire qual è il proprio destino. La provocazione lanciata è questa: i premi potrebbero anche essere spostati altrove, a Roma per esempio, anche se la città di Ennio Flaiano è Pescara e noi, dice, vorremmo restare qui ma a determinate condizioni. Sicuramente noi abbiamo bisogno, visto il livello che abbiamo raggiunto, di maggiori certezze. Così come abbiamo bisogno di certezze sulla ristrutturazione e sulla creazione del Museo del Cinema. Qui abbiamo l'opportunità di creare un museo che possa non soltanto dare lavoro, ma che possa creare un indotto culturale, soprattutto per i giovani, importantissimo e solido, di sostanza. Ma nulla si muove, non c'è ancora il progetto di affidamento. Perché? Io chiedo il motivo per cui il Media Museum rimane indietro rispetto a tutto. Certo, se non dovesse più esserci questa sinergia, se dovessimo accorgerci che c'è un pregiudizio nei confronti dei premi, noi, scusatemi, non vuole essere assolutamente presunzione, ma i premi Flaiano hanno la possibilità di scegliere qualsiasi sede, ad iniziare da Roma. Io faccio soltanto un ricordo di Maurizio Costanzo, che è morto nei giorni scorsi, e Maurizio Costanzo sosteneva, e di questo parlò con Edoardo Tiboni, che i premi Flaiano dovevano essere trasferiti a Roma. Edoardo Tiboni volle conservarli e mantenerli qui a Pescara perché Ennio Flaiano, diceva, era di Pescara. Però ormai i premi Flaiano sono cresciuti, sono cambiati, sono diventati più moderni e la loro internazionalità probabilmente contribuisce anche alla possibilità di poter scegliere qualsiasi sede, a cominciare da Roma. Noi vorremmo rimanere qui perché
Pescara, come diceva il fondatore dei premi, è la città dove è nato Ennio Flaiano, ma sicuramente portare il premio Flaiano in altri luoghi non lo penalizza in alcun modo. E siamo allo sport, calcio, Serie C, un rientro pieno di entusiasmo per Zeman da ieri a Pescara, alla guida di una squadra che tornerà a giocare con il collaudato 4-3-3 dell'allenatore boemo, Sergio Cinquino. È partito tra scatti di fotografi e cinereporter lo Zeman Ter. Il primo risultato, l'allenatore boemo che ieri ha condotto l'allenamento numero 1 della sua terza esperienza pescarese lo ha già ottenuto. Con un'attenzione anche da parte della squadra e un entusiasmo da parte dell'ambiente e dei tifosi che in questi ultimi mesi con il dimissionario Colombo erano mancati. La squadra, allenata al Poggio, ha detto Zeman, ha i requisiti per fare bene e Pescara è la città ideale per fare calcio. Bisogna cercare di arrivare meglio possibile in questo momento del terzo posto. Però secondo me non è decisivo, nel senso che io l'anno scorso ho fatto playoff per la prima partita e penso che alla squadra lungo riposo posso non c'è. Non vuol dire che voglio arrivare settimo. Ricucite le vecchie ruggini con il presidente, Zeman vuole ripartire subito con il suo 4-3-3 e il presidente si aspetta il bel gioco da un allenatore che, ha detto Sebastiani, ho sempre stimato. Invece a noi, poi i risultati sono una conseguenza. Se dovessero arrivare attraverso il bel gioco, attraverso il fatto di far divertire il pubblico, magari li vedremo anche l'Adriatico pieno. L'addio di Colombo è stata una sconfitta per la società, ha detto invece il DS dell'Icarri, artefice del ritorno di Zeman. La scelta l'avete anticipata già tempo fa, il mister ce l'avamo parlati, è sicuramente una sconfitta, è indiscutibile cambiare allenatore durante l'anno per tutte le società, non solo per il Pescara. Però poi bisognava fare una scelta, la scelta è ricaduta su un solo nome, che era quello che oggi è davanti a noi, niente di più, poi è giusto parlare di calcio e del resto andare avanti. Passiamo ora alla promozione. In casa Teramo è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per brindare al salto matematico in eccellenza. Giusy Cingoli. Pur senza brillare con una prestazione non delle migliori, il Città di Teramo domenica è riuscito a conquistare in rimonta la nona vittoria casalinga consecutiva contro l'ultima in classifica il Casoli, mantenendo il distacco di 9 punti sulla Turris Val Pescara. Dunque, con 6 partite ancora da giocare, il traguardo dell'eccellenza è sempre più vicino. Contro il Casoli è emersa di nuovo la forza dell'attacco e la capacità di reazione della squadra. All'orizzonte per il Diavolo ora c'è l'insidiosa trasferta di sabato contro il Favale, terzo in classifica. La sfida contro la squadra allenata dall'ex Peppe De Amicis apre un trittico di impegni, Fontanelle il 12 marzo e la Turris in trasferta il 18, che saranno decisivi per chiudere il discorso primo posto. Domenica, dopo più di un mese di assenza per un problema muscolare, è tornato a giocare titolare il difensore centrale Alfonso Pepe, che abbiamo ascoltato nell'intervista. Noi siamo partiti male, anche se oggi proprio in generale tutta la partita non è stata forse delle migliori. Abbiamo sbagliato tanto sia in fase di costruzione che magari nell'ultimo passaggio. Siamo stati bravi magari subito dopo il gol d'oro, l'azione subito dopo magari a trovare il pareggio e poi magari è stata tutta un'altra partita. Abbiamo sbagliato tanto magari pure sotto porta e alla fine dovevamo forse chiuderla prima la partita. Loro sono partiti bene, hanno trovato magari subito il gol e noi magari mentalmente un pochino l'abbiamo accusata. Poi ripeto, sono stati bravi a fare subito il gol del pareggio e poi diciamo dai, abbiamo tenuto la palla sempre noi, quindi non è stata, lo ripeto, una delle magari migliori partite. Oggi pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti, saranno da valutare l'esterno offensivo Ikramella Anas, che ieri si è sottoposto a radiografia polso destro poiché accusava dolore. Dal referto non sono risultate rime di frattura, tuttavia sarà indispensabile un approfondimento diagnostico con risonanza magnetica. Il difensore Marco Antonelli ieri ad Arezzo si è sottoposto ad intervento chirurgico al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'operazione è pienamente riuscita.
I tempi di recupero sono stimati dai 4 ai 6 mesi. L'anticipo di sabato contro il Favale è molto probabile che si disputerà sul campo di Nereto. Sarà assente Lorenzo Fanindolini per squalifica. E questo era il nostro ultimo servizio. Si ferma qui il TG Abruzzo. Grazie dell'attenzione e buona serata con i programmi della rete.